gara 3 delle finali Scudetto, Conegliano batte Scandicci 3-1 e ipoteca il tricolore. Marco Fantasia. Il Pallaverde esplode di gioia e di sollievo. Gara 3 è stata un'altra battaglia e non inganni il punteggio finale di 3-7-1 per le campionesse d'Italia. Tre parziali si sono chiusi con due punti di vantaggio per una o per l'altra. Il quarto ha visto Conegliano prevalere di 3. Il discorso resta quindi aperto in vista del quarto confronto in programma sabato sera a Firenze, ma certamente adesso Conegliano ha dalla sua il morale e la convinzione, oltre a un altro eventuale match ball in casa martedì prossimo. Decisiva Isabel Hock con 41 punti, ma anche la ricezione è fondamentale che sta caratterizzando questa lunga sfida Scudetto. Sì, penso che stasera, adesso non ho guardato i numeri, penso che sia stata una delle tre partite dove abbiamo ricevuto meglio, però anche nel terzo set abbiamo preso 4 punti, 2-2, che abbiamo fatto andare via. Sì, è importante ormai, perché è importante la battuta, secondo me quello noi dobbiamo migliorare un pochino. Abbiamo funzionato abbastanza bene in certi momenti, abbiamo preso dei break e non abbiamo fatto non solo in ricezione ma anche in attacco, cose che volevo. A fine partita il Pallaverde ha salutato Robin De Kruijf, che potrebbe, almeno negli auspici dei tifosi, aver giocato la sua ultima gara a Villorba dopo 7 anni ieri sera. Alla fine del campionato l'olandese lascerà Conegliano e la pallavolo. Volley maschile adesso, si sta giocando gara 3 finale Scudetto tra Perugia e Monza, il terzo atto della serie che mette in palio il tricolore. La stiamo trasmettendo come vedete su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre. Perugia ha conquistato il primo set e sta vincendo il secondo 16-9. A Milano adesso, all'evento, allo stadio Meazza, erano presenti i commissari tecnici del volley, Fefe De Giorgi, e del basket, Gianmarco Pozzecco. Le loro nazionali, come sapete, non sono ancora qualificate per Parigi 2024, ne hanno parlato con